Prepariamo insieme la pasta con crema di ricotta, zucchina e noci. Innanzitutto lavate e spuntate le zucchine. Quindi tagliatele a tocchetti, a rondelle o come preferite voi. Raccogliete le zucchine tagliate in una ciotola. Quindi andiamo a cuocerle. In padella un filo d'olio, aglio, zucchine. Aggiustate di sale e pepe. Mescolate e portate a cottura aggiungendo, se serve, un bicchiere d'acqua. A questo punto prendete la ricotta. Schiacciate le noci. Naturalmente potete utilizzare delle noci già schiacciate e sostituirle con le mandorle o con quello che più preferite. Dividete le noci dalla scorza e trasferitele in una ciotola. Quindi tritatele grossolanamente e tenete da parte. A questo punto trasferite le zucchine cotte in un recipiente. Aggiungete il basilico o la menta, la ricotta e parte delle noci tritate grossolanamente in precedenza. Mescolate bene il tutto. A questo punto il condimento potrebbe essere già pronto, però siccome dobbiamo creare una crema, io vado a frullarlo col frullatore ad immersione. Ed ecco la nostra crema. La potete utilizzare da fredda oppure scaldarla nella stessa padella nella quale avete cotto le zucchine. Nel frattempo cuocete la pasta, la scolate direttamente nella crema e mantecate. Se volete potete aggiungere del parmigiano grattugiato o del pecorino. Ed ecco la nostra pasta con crema di zucchine, noci e ricotta. Pronta per essere servita e gustata. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima. Ciao! Ah sì, aggiungete il basilico. Ciao!